No, Cassarano doveva provare a vincere tutto. Quest'anno dovevano recitare un ruolo di mina vagante, hai detto le parole giuste. Quindi non abbiamo l'onere di dover vincere, abbiamo l'onere perché stiamo in una struttura, in una piazza importante, quello di far bene. Una mina vagante, pronta a stupire, ma senza l'obbligo di essere protagonista. Così Pasquale De Candia, fresco di conferma sulla panchina del Casarano, definisce l'organico rosso-blu che prenderà parte al prossimo campionato di Serie D, categoria conquistata dopo aver dominato il torneo di eccellenza pugliese e confezionato uno storico double con la vittoria della Coppa Italia Nazionale Dilettanti. Ha scelto la via della continuità il club salentino, prima la conferma del DS Marcello Pitino, poi la rinnovata fiducia a De Candia. Logico riconoscimento a chi ha saputo riportare la squadra in una categoria che al Capozza mancava dalla stagione 2011-2012, chiusa al settimo posto nel girone H di Serie D, ma seguita dall'estate del fallimento e dalla ripartenza della promozione. Fiducia sarà anche la parola d'ordine in sede di costruzione della rosa. L'allenatore non si scopre, ma individua negli under la priorità assoluta. In questo momento, dopo la conferma che è venuta lunedì, mi sono staccato, rientro martedì in Italia, sono fuori e quindi poi dopo si inizierà a pensare alla squadra. Poi ci sta pensando ovviamente già il direttore che ha delle indicazioni, ma in questo momento la priorità, come ben sapete, sono gli under. Anche se De Candia non fa nomi, non è un mistero immaginare che il 50% dell'organico sarà allestito entro la seconda decade di giugno. Tra le conferme, i tifosi si aspettano quelle di alcune colonne della promozione, come Vicedomini, Palma, Caputo e Di Rito, ma a Casarano difficilmente si accontenteranno di recitare da comprimari anche sul mercato, fari spenti ma con ambizione, a patto di non cambiare approccio. L'approccio è lo stesso, quindi in maniera sempre determinata, cercando di studiare, di cercare di far meglio che ne sono capace.